comincia alla grande l'E3 di Every Eye. Siamo qui, come potete vedere alle mie spalle, nello stand di Sony, in cui abbiamo potuto provare uno dei titoli più attesi per la prossima stagione. Stiamo parlando ovviamente del The Order 1886, sviluppato da Ready at Dawn. Abbiamo giocato una lunga demo che è sostanzialmente una versione estesa di quella che avete già potuto vedere nel trailer di qualche settimana fa. Il titolo si conforma eccezionale dal punto di vista tecnico. Ad oggi non c'è su console qualcosa che è in grado di rivaleggiare con la produzione, per qualità dei modelli poligonali, espressività dei volti, ma soprattutto gestione degli effetti luminosi e particellari, qualità delle texture. The Order è esattamente il top di questa next gen avviata da quasi un anno. A livello di gameplay, il gioco è un third person shooter molto molto lineare. È evidente che l'intenzione degli sviluppatori sia quella di proporre un'esperienza fortemente incentrata sul comparto narrativo. Ci sono quindi delle sezioni, delle sparatorie, insomma, in cui dobbiamo falcidiare le armate dei ribelli, ma anche dei momenti molto più rilassati, invece, in cui esploriamo degli interni di questa Londra fumosa con un'atmosfera veramente riuscitissima. È probabile che chi si aspettava un gioco un po' più movimentato possa rimanere un po' deluso. Qui i corridoi sono abbastanza stretti, la linearità è evidentissima e in certi momenti la libertà concessa al giocatore è veramente poca. Tuttavia, a livello di narrazione, Ready at Dawn sfodera le unghie e propone, insomma, una regia dinamica che accompagna il giocatore all'interno di un'avventura sempre ben tenuta. Come potete vedere nelle immagini, la particolarità di questa sezione è rappresentata dalla presenza di un'arma un po' speciale. Infatti si tratta di un thermite rifle che sostanzialmente spara delle nuvole di materiale esplosivo che poi possono essere infiammate grazie al rilascio di un razzo. Si tratta di una dinamica di gioco un po' diversa rispetto a quella di uno shooter classico, che noi ha sicuramente appassionato. Anche la caratterizzazione dei personaggi è di altissimo livello, i dialoghi sono ben scritti, il doppiaggio in inglese sottolinea l'impegno produttivo per una delle produzioni più attese di PlayStation 4. Ricordiamo che The Order è in arrivo nel corso del 2015, dopo un rimando sfortunatamente annunciato qualche settimana fa. Noi vi lasciamo alle immagini di quella che è l'esclusiva più solida della saletta PlayStation 4 qui alle 3 2014.
Sometimes when you're like, guys, it's all one button. It's too easy to press the all one button.